but you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long, and I'm not forgiving love away, but I want someone to love me. I need someone to need me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. Buonasera amici di Rete 8 Sport, torna a cena con e torniamo con grande piacere al ristorante Alusea di Silvi Marina nel complesso delle Dune. Ringrazio Gennaro, grazie Gennaro per averci accolto, e ringrazio Jacopo Cernigoi, attaccante del Pescara, per aver accettato il nostro invito. Buonasera Jacopo. Buonasera, buonasera a tutti. Alberto Capo, telecamera e montaggio, che ringrazio. Jacopo, c'è subito un piatto direi interessante davanti a te, ma prima dobbiamo raccontare Jacopo Cernigoi. Per raccontare Jacopo Cernigoi io faccio un salto indietro di tanti tanti anni. Quando hai assaporato la maglia del Milan? Quanti anni avevi? Avevo 16 anni. Sì. Com'è nata la chiamata del Milan? Mi chiamarono per un provino e andò bene. Che effetto fa vestire la maglia di uno dei club più importanti del mondo? È un grande effetto, sinceramente, perché fin da piccolo sono sempre stato milanista io, tutta la mia famiglia. Dici questo, Alberto, alla telecamera, non so quanto sia contento, però noi è interista lui. Sì. E specialmente per mia zia, che è sfegatata fin da piccolina, lei è di Milano, ha sempre portato allo stadio a vedere il Milan. Lei l'ha visto con i grandi campioni, Van Basten, Gullit, Rijkaard, e quindi è stata un'emozione veramente unica. Ti sei mai allenato con qualche grande campione di quel periodo? Di quel periodo? Di quando eri tu nel Milan? Ho fatto in tempo ad allenarmi quando ero aggregato alla primavera. Io ero agli Emi Nazionali, ma avevano aggregato la primavera. Il giovedì facevano sempre l'amichevole, diciamo, prima squadra contro primavera. Ed era il giovedì dopo la partita che Pato fece quel gol lì dove si allungò palla contro il Barcellona. Il giovane Cernigoi ha reso la vita difficile a Nestet così? No. Anche perché abbiamo fatto poco, però partitine così. Hai reso la vita più difficile a Pergreffi e Piacentini del mondo? Sì, eh? Probabilmente sì. Probabilmente sì. E da lì è cominciata, diciamo, la carriera, il calcio che conta, di Jacopo Cernigoi. È stato allora che hai pensato: io da grande voglio fare il calciatore? No, fin da piccolo ho sempre avuto la passione. Dopo col susseguirsi di eventi, insomma, vedevo che andava bene e quindi ho intrapreso questa strada. Ma sveliamo subito una cosa, Jacopo. Attaccante centrale, seconda punta, esterno, qualcuno dice anche mezzala. Mi sembra un po' esagerato, no, però no. Qualcuno l'ha detto. Ma Jacopo Cernigoi nasce punta. E adesso? Punta. Prima, seconda, no, esterno. Prima punta, prima teoria. Punta. Sì. A due potresti giocare? Sì, a due sì. A due sì, ok, se lo sente il mister, no, scherziamo. No, no, vabbè. Scherziamo. Dico di sì perché l'ho sempre fatto. L'hai fatto con Cocco a Seregno qualche mese fa. Cocco, che tra l'altro a Pescara conosciamo molto bene, quindi sì. Esatto. Torniamo un po' indietro, torniamo. Tra i professionisti, quando hai cominciato a girare l'Italia, diciamo, tra i grandi del... Avevo 21 anni, la mia prima esperienza da professionista è stata a Vicenza in B. E andò così perché quell'anno siamo retrocessi, però arrivavo dalla Serie D, per me era, non dico un salto troppo, però ero arrivato magari con una testa non pronta. Dovevo ancora farmi tutte le esperienze. Diciamo l'esperienza che ho adesso magari non ce l'avevo prima. Quindi diciamo il Vicenza, la prima esperienza con i grandi del calcio, poi dopo qualche altra squadra che hai girato, ricordo che ti ha preso la Salernitana, ha investito e puntato molto su di te, ti ha mandato a giocare anche a San Benedetto, se non ricordo male, sì. Con la San Benedettese. Stai facendo una grande stagione, poi il Covid ha fermato tutto. Sì, purtroppo sì, mi mancava un gol per arrivare in doppia cifra, però mancavano 12 partite, il Covid ha fermato il campionato e è stato un po' un rimpianto. Poi hai ricominciato con Seregno. Sì, ho ricominciato con Seregno
No, sono andato alla Juve Stabia. Ah, ok, prima la Juve. Ho fatto Juve Stabia, però ho avuto, dopo il Covid mi ha lasciato un problema al cuore, una miocardite, che adesso col fatto del Covid se ne sentono parecchie. Sono stato tra virgolette fortunato perché ho sentito ragazzi che hanno dovuto smettere per... Come ti sei accorto, visto che siamo in purtroppo in tema Covid, magari il tuo messaggio può essere utile a chi ha avuto il Covid? No, me ne sono accorto, io a livello fisico non sentivo fastidi o robe del genere, però comunque chi gioca tra professionisti, dopo che... Io ti parlo del primo Covid. Chi passava il Covid doveva fare delle visite specifiche, sì, per test del cuore, esatto, elettrocardiogramma, quelle lì, facendo un ecocardiogramma hanno visto che non era a posto del tutto, diciamo, sembrava un cuore non allenato, e da lì mi hanno fatto fare una risonanza cardiaca con contrasto e hanno visto che c'era questa miocardite, per fortuna l'hanno presa in tempo. E quindi l'avevi risolto, un po' come Rasi che ce l'ha raccontato ai nostri microfoni. Sì, ne ho parlato anche con lui perché ha avuto bene o male lo stesso problema lui. Quindi tu che messaggio ti senti di mandare magari ai giovani calciatori che sono risultati positivi e che hanno qualche fastidio? Da che ti sei accorto? C'è stato un sintomo che hai avuto? Dopo che me l'hanno constatata questa cosa qua, ho ripensato quando avevo ripreso gli allenamenti che sentivo un fastidio al petto, ma proprio una roba leggera che dentro di me dicevo vabbè, sarà perché magari 10 giorni che sono fermo, le prime sgambate, magari quello. E arriviamo a questa stagione, Jacopo, perché dopo aver iniziato molto bene con il Seregno, da subito sei stato il primo obiettivo per il mercato di gennaio del Pescara. Ci racconti quando ti è arrivata la telefonata di Paolo Paoloni, il tuo procuratore, ti ha detto guarda Jacopo, ti vuole Pescara. Che cosa hai pensato? Ma io non l'ho saputo sin da subito, perché io quando c'è il mercato è vero che lo tartasso di chiamate tutti i giorni, messaggi, infatti più della fidanzata? Sì, più della fidanzata, quindi mi odia. E però gli ho sempre detto di magari dirmi le robe quando erano concrete. Esatto, quando sarebbe stata una concretezza. E quindi non l'ho saputo subito, l'ho saputo bene o male le ultime settimane di mercato, le ultime 2 settimane, e ho fatto di tutto per far sì che andassi in porto. Ecco. Quindi Pescara è stata da subito la tua prima scelta? Sì, subito la mia prima scelta. E che idea ti sei fatto in queste poche settimane che hai vissuto Pescara? Che vabbè, posto stupendo, città bella, ma poi anche la piazza, il blasone della piazza è, si sa, dai, tutti vorrebbero giocare a Pescara. Io non so, e chiedo venia per non aver visto con sicurezza, se tu hai già fatto dei playoff in Serie C, mi sembra di sì. Sì, ho fatto i playoff con la San Benettese, il primo turno, e ho fatto un play out con la Paganese. Questo non interessa, esatto. Pescara. Quindi un playoff l'hai già assaggiato? Sì. Ecco, sì, come sì, la sì, vedi questa corsa playoff del Pescara? Io vedo, secondo me abbiamo tutte le carte in regola per fare un ottimo percorso ai playoff, perché ho trovato una squadra, il primo giorno che sono arrivato ho visto giocare i ragazzi, mi è venuto, cioè, è venuto da ridere perché ho detto madonna come giocano. Fammi dire una cosa, prima che assaggi questi piatti qui ad Alusea, so che vorresti assaggiarlo tu, ma lo vorrebbe assaggiare anche Alberto, che non può, ma te la senti di dire ai tifosi di Pescara noi vogliamo la Serie B, cioè noi faremo i playoff per la B e quello è l'unico obiettivo? Occhio, perché domani poi esce sul giornale la risposta. No, sicuramente non, i playoff non li faremo per partecipare, basta. Ci sono sicuramente squadre attrezzate per vincere, ma noi siamo tra quelle. Jacopo Cernigoi, dopo aver fatto un po' fatica nelle prime 2 partite in maglia Pescara, in maglia biancazzurra del Pescara, nella partita di Pesaro, secondo me hai fatto una partita strepitosa, una partita importantissima, al di là del gol che hai segnato, che ha sbloccato la partita, e quella partita lì ha fatto dire ad Auteri, nel big match di qualche settimana fa di Modena, ha fatto dire ad Auteri: io tengo in panchina chi mi ha fatto 12 gol finora, ovvero Ferrari gioca Cernigoi, e hai fatto un'altra grande partita. Ti responsabilizza questo? Che cosa significa? Beh, sicuramente mi fa piacere, mi responsabilizza, e poi naturalmente il mister fa le sue scelte e vanno rispettate. Però per tanti Cernigoi-Ferrari, coppia così in Serie C, li hanno in pochi, potrebbero giocare insieme.
non lo diciamo al mister. Però tu hai giocato con Cocco, quindi lo potresti fare. Sì. Io lo ribadisco, secondo me siamo due attaccanti tra virgolette diversi e secondo me possiamo giocare insieme. Partita di Modena, noi di solito parliamo poco delle partite specifiche in questa trasmissione, però una cosa devo chiedertela, Jacopo. Sono passati 10-15 minuti dall'inizio della partita, punti la porta avversaria, l'ex Teramo Piacentini ti stende in maniera ineccepibile. Nessuno fischia. Non posso dire. No, giustissimo. Che mi dici? Era rigore netto, me l'ha detto anche lui 5 secondi dopo. Ah, te l'ha detto Piacentini? Sì, me l'ha detto. E purtroppo non l'ha fischiato. Ma dove ti ha preso? Il piede, c'ho ancora male. Non è che non giochi, no, la prossima? No. Stai bene? Sì, sto bene. Ok. Quindi ti ha preso il piede pieno, diciamo che sì, era rigore netto. Una partita così, in categoria superiore, dove c'è il VAR, si rivede e si va dal dischetto. Sicuramente sì. Peccato per quel risultato finale. Anche perché il primo tempo li abbiamo messi proprio sotto. E andare in vantaggio subito dopo 10 minuti con i ritmi che stavano tenendo, secondo me li avremmo messi molto in difficoltà. Ma chi l'avrebbe tirato quel rigore senza... Ci eravamo messi d'accordo che chi se lo procurava lo tirava. Quindi toccava a Cernigoi? Lo avresti tirato tranquillamente? Sì, come certo. Come tira i rigori Cernigoi? No, non lo diciamo perché magari... Esatto. È un segreto. Se no è un segreto. Lo vogliamo dire ad Alberto, li tiri un po' alla Paolo Dybala? Non posso. Non lo puoi dire? Non posso. Glielo dici dopo a microfoni spenti come dici. Sì, dopo. Ok. Jacopo, siamo quasi arrivati alla fine di questa, spero, piacevole chiacchierata. So che tu vuoi assaggiare questi piatti, quindi ti rubo un altro po' di secondi, per chiederti chi è un idolo calcistico di Jacopo Cernigoi nel calcio di oggi? C'è un campione di Serie A o Champions League? È sempre stato Ibra. Fisicamente siete anche uguali? No. È il doppio. Come il doppio? Tu sei già il doppio di noi, lui è... ma sembra... è il doppio. Ma quel periodo... Sì, c'era anche lui. C'era? Però quell'allenamento lì era a farsi fare i massaggi. Però l'hai visto da vicino? Sì, l'ho visto. Ma a 16 anni mi sono rotto il crociato in allievi nazionali e la segretaria che ormai mi portava su e giù da Milanello per fare le visite lo conosceva benissimo perché conosceva bene tutti i giocatori e sapeva che era il mio idolo, quindi me l'ha presentato, mi ha fatto dare una maglia autografata con dedica e ce l'ho a casa incorniciata, uno dei ricordi più belli. Quindi, e invece come caratteristiche un attaccante di quel livello che potrebbe sembrare Jacopo Cernigoi? Mi piace molto Giacomo. Come gioca, per me è un grandissimo attaccante. Se per quello che ho visto io con Pesaro e con Modena, per come correvi, dico Alvaro Morata, che mi dici? Un attaccante completo anche lui. Alberto dice di no. No. Non dovevi dire Jacopo, dovevi dire Lautaro, dai. Devo dire Lautaro. Giusto, Alberto? Alberto, grazie per il tuo lavoro, riprese e montaggio qui da Lusea a Silvi Marina Complesso Le Dune, grazie a Jacopo Cernigoi per questa piacevole chiacchierata, ti lasciamo a questo fantastico piatto, vedrelo da vicino, vi assicuro che fa un certo effetto, noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti, naturalmente a cena con. Love away.